Ciao turisti, oggi in onore dell'anniversario della sua nascita andremo alla scoperta di una delle città più amate dal mondo intero, Roma. Roma, ovvero la capitale italiana, è la città più popolosa d'Italia e la terza città più popolosa in Europa dopo Berlino e Madrid. Anche conosciuta come la città eterna, essa fu fondata il 21 aprile del 753 a.C. e ha avuto ben sette re. Romolo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Il mito racconta che la nascita di Roma sia avvenuta a opera del primo re Romolo, il quale era figlio del dio Marte, che si innamorò di Rea Silvia, nipote del re Amulio, che governava sulla città di Alba Longa. La nipote fece in realtà voto di castità e lo zio, saputo della nascita di Romolo e del fratello gemello Remo, ordinò il loro assassinio. Il servo incaricato di ucciderli però non ebbe il coraggio di fare questo gesto e li abbandonò sul fiume Tevere. I due gemelli furono trovati da una lupa piangendo, la quale aveva appena perso i suoi cuccioli. Li prese con sé e li allattò. Troviamo a Roma, infatti, una statua che rappresenta la lupa che allatta i gemelli. Una volta cresciuti, i due fratelli, saputo delle loro origini, tornarono ad Alba Longa e uccisero il re Amulio, prendendone il potere. I due gemelli volevano dare nomi diversi alla città e avevano le idee diverse anche su come amministrarla. Questo diede vita a una lunga discussione che portò alla morte di Remo. Fu così Romolo a prendere il controllo del territorio, fondando la città di Roma. Vediamo insieme cosa possiamo visitare nella città eterna. La Roma antica fu edificata su sette colli: Aventino, Campidoglio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale e Viminale. I sette colli ospitano alcune delle principali attrazioni di Roma. Sul colle Aventino potete visitare il Circo Massimo, un antico circo romano dedicato alle corse di cavalli. Oggi è il più grande edificio per lo spettacolo dell'antichità e ancora oggi vengono organizzate numerose manifestazioni e grandi concerti. Sul colle puoi inoltre trovare il Giardino degli Aranci, dove poterti godere una romantica passeggiata al tramonto. Inoltre, qui puoi scoprire il Buco della Serratura, dove osservare la cupola della Basilica di San Pietro. Abbiamo poi il Colle Campidoglio, dove si sviluppa il centro politico della città. Qui infatti puoi trovare il comune. Passando poi al Colle Celio, puoi ammirare il famosissimo Anfiteatro Flavio, anche conosciuto come Colosseo, dove puoi scoprire la storia dei famosi gladiatori. Ti do un piccolo consiglio: se vuoi visitarlo anche all'interno, visitalo in compagnia di una guida o di un'audioguida. Ti racconteranno tutto nei minimi dettagli e non te ne pentirai. Colle del Quirinale trovi invece la sede del Presidente della Repubblica Italiana e le Scuderie del Quirinale, dove potrai ammirare il Cambio della Guardia. Infine abbiamo il Colle del Viminale, il più piccolo dei sette, dove trovi la sede del Consiglio dei Ministri e la sede del Ministero dell'Interno italiano. Ah, qui inoltre puoi fare anche un'interessante visita alle Terme di Diocleziano. La nostra visita a Roma non è finita qui. Tra le altre cose che puoi visitare, trovi tantissime architetture religiose, come il Pantheon, costruito come un tempio dedicato alle divinità passate, presenti e future. Quando entri, ti consiglio di guardare in alto, verso la cupola, dato che questa presenta una piccola apertura circolare, detta oculo. Importantissima è ovviamente la città del Vaticano, sede papale, dove puoi ammirare la Cappella Sistina e, ovviamente, la Basilica di San Pietro. A Roma ci sono ben quattro basiliche papali e, oltre a quella di San Pietro, la seconda più grande è la Basilica di San Paolo fuori le mura. Per i turisti più romantici, consiglio la visita della Fontana di Trevi, dove non dimenticare di lanciare una monetina se vuoi che si realizzi il tuo desiderio. Inoltre, sempre per i più romantici, consiglio una passeggiata al tramonto sul Lungotevere e sul Ponte Sant'Angelo, dove di sera potrai ammirare il Castel Sant'Angelo illuminato. Vuoi goderti invece una giornata in pieno relax? Ti consiglio una passeggiata nei giardini di Villa Borghese. Per chi ama la moda, non può mancare la visita in Piazza di Spagna con la famosa scalinata di Trinità dei Monti, dove ogni anno vengono organizzate meravigliose sfilate di alta moda. Ma non solo, ti consiglio anche una passeggiata in Via del Corso.
Per gli amanti del cinema è invece immancabile la visita a Cinecittà, dove puoi scoprire la storia del cinema italiano. Mi raccomando, se visiti Roma nel periodo di Natale, ricordati la visita in Piazza Navona, dove allestiscono il mercatino di Natale e assaggiare anche una mela caramellata se vuoi. Non puoi inoltre non comprare una palla di Natale da appendere sull'albero come ricordo della visita della capitale. Al centro della piazza puoi invece ammirare la Fontana dei Quattro Fiumi. Sai che nel passato in questa piazza venivano svolti giochi d'acqua nei mesi estivi, poi aboliti per motivi igienici. Un'altra celebre piazza è Piazza del Popolo, dove sorge la Fontana del Nettuno, le Chiese Gemelle e l'Obelisco Flaminio, uno dei 13 obelischi più antichi di Roma. Importantissimo è poi il Foro Romano, un'area archeologica dove scoprire monumenti della Roma antica. Ti consiglio poi la visita alla Bocca della Verità. È un'enorme maschera di marmo, famosa in tutto il mondo, la cui leggenda narra che potrebbe mordere la mano da chiunque la inserisca nella sua bocca e dica una bugia. Importante è poi la visita alle Terme di Caracalla, dove sono state ritrovate alcune delle opere della collezione Farnese, di cui abbiamo già parlato in un video precedente. Roma è una città enorme e sicuramente avrò mancato altre opere e luoghi importanti. Non vi ho parlato della Galleria Borghese, i Musei Capitolini, il Museo della Rapacis e chi più ne ha più ne metta. Se vuoi però fare una visita virtuale a Roma, non perderti le mie storie su Instagram, dove appena ci si potrà muovere, vi porterò con me in visita nella capitale. Ricorda che quando visiterai Roma non puoi non assaggiare la carbonara e la cacio e pepe e tantissimi altri piatti tipici di cui non potrai pentirti. Nei commenti condividi la tua esperienza oppure, se ancora non l'hai visitata, fammi sapere se la visiterai e se vuoi altri consigli o video su alcuni luoghi della città eterna. Seguimi sulle varie pagine social, mi trovi su Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest e YouTube. Inoltre attiva le notifiche per non perderti i miei contenuti. Sappi che con il prossimo video scopriremo i luoghi e le opere del grande artista Leonardo da Vinci.